di qualcun altro. Siete stati bravi questa sera a uscire, andare a vedere un concerto, tutto per stare lì davanti alla televisione a non fare niente, quindi bravissimi. Grazie di cuore. E continuate l'applauso per l'associazione Nebraska, specialmente Enrico Castelli, che da anni e anni ci fa un sacco per gli altri. Questa è una canzone speciale. Thank you.
Grazie di cuore, Massimo Maglino De Bruyne, grazie di cuore. Elio De Bruyne, sono Federico Negozzi, grazie. Allora, amici dell'associazione Brasca mi hanno detto, adesso racconta e spiega perché la musica è importante nella tua vita. Difficile. Allora, diciamo che certi dischi sono fatti per essere spezzati in due perché sono così brutti che non meritano di sopravvivere, e altri sono fatti per spezzare la tua vita in due, per dividere fra un prima e un dopo, per fungere un po' da spartiacque. Io quando ero ragazzo sognavo una sola cosa, che era il basket. Per me il basket era tutto. Sognavo il pallone a picchi, quello arancione. Il basket è stata la prima cosa che mi ha dato un senso di squadra, un senso di appartenenza. Come la canzone di Lou Reed quando in Coney Island Baby dice I wanna play football for the coach, volevo giocare a football per l'allenatore, io volevo giocare con qualcuno e per qualcuno. Quando sei ragazzo lo sport, se è di gruppo, è una cosa meravigliosa. E un giorno mentre vado all'allenamento in macchina, non con la macchina mia perché non avevo ancora 18 anni, sento che il DJ comincia a dire delle cose che non riesco a capire. Parla di questa ragazza che si chiama Mary, dice che ha un vestito che si muove, c'è una porta vetri che sbatte, poi butta lì delle frasi che per me non hanno nessun senso. Queste due corsie ti porteranno ovunque, tutta la redenzione che ti posso offrire è sotto lo sporco cofano di questa macchina. E a un certo punto c'è la frase che mi colpisce di più: ci sono fantasmi negli occhi di tutti gli amanti che hai respinto e mandato via. Diciamo, cosa stai dicendo? Io avevo 17 anni, era il 1979, quindi all'epoca non si faceva radio così. Poi parte l'armonica di Thunder Road di Springsteen. Io ascolto il testo e capisco che quello che ha fatto il DJ è stato provare a raccontare una storia, come se fosse un racconto breve, partendo proprio dal testo della canzone. Allora io dico, io voglio fare questo nella vita. Voglio raccontare delle storie alla radio, voglio parlare, voglio raccontare delle storie. Quindi ho smesso di giocare a basket. Io giocavo in Serie B e avevo già qualche presenza in nazionale minore, se l'allenatore mi ha detto, tu sei pazzo, cosa vuoi fare? Andare in una radio privata. E sono andato a lavorare nella radio privata della mia città, che è Asti, e quindi come si può chiamare la radio privata di Asti? Radio Asti Doc. Ovviamente un senso di umorismo straordinario. E da lì insomma inizia tutto quanto, con molta fortuna. Quindi io sono una delle poche persone a cui la forza del rock si è manifestata prima attraverso la parola e poi attraverso la musica, poi attraverso il suono. E la parola, come dicevo in apertura di questa serata, però è importante. Non so se vi è capitato, a New York esiste, di fronte alla libreria, alla biblioteca pubblica, esiste una via che si chiama Library Walk. È un po' come la Walk of Fame a Hollywood, soltanto che anziché avere per terra le stelle con sopra le impronte delle mani oppure dei piedi degli attori oppure dei registi o delle attrici, ci sono le parole degli scrittori. E in una c'è una frase di Emily Dickinson che dice: tutti pensiamo che le parole muoiano non appena vengono pronunciate, invece è proprio in quel momento che cominciano a vivere. Guardate che questa è per me una delle più grandi verità, perché pensate alle parole delle canzoni. Tu ascolti una canzone con determinate parole, entrano dentro di te, rimbombano, tu le vai a utilizzare, poi a rivendere con altre persone, e quella canzone non muore, quella canzone non smette di esistere. E, come diceva Pasolino, niente come la canzone ha il potere magico, abiettamente poetico, di ricreare un tempo perduto. La parola è fantastica, se io non voglio rompere i coglioni su Shakespeare, che per me è la più grande rockstar che ci sia, oltre che l'inventore del teatro moderno. Prima di lui il teatro aveva un'unità di luogo, tutto avveniva con una scena sola, in un ambiente solo, invece lui lo sposta ovunque. Però, solo un minuto, perché per me è bellissimo, il Riccardo III è il più crudele sovrano della storia, non c'è nessuno peggiore di lui, però Shakespeare gli dà un eloquio, una brillantezza di parole che lo rende incredibilmente simpatico, ma anche già allora, proprio ai primi spettatori di Shakespeare. C'è una scena che è quella più emblematica in assoluto, dove lui va a un funerale e incontra la donna che lui ama, che è Lady Anna,
E lui è l'uomo che ha ucciso il marito di Lady Anna, nonché il padre. Cioè non c'è nessuna persona peggiore al mondo di non aver ucciso il marito e il padre. E lei all'inizio gli sputa in faccia, gli dice qualsiasi cosa, gli dice sei deforme, sei un mostro, sei orribile. E più lui parla, e più si innamora. E dopo un po' lei lo sposa. Cioè una cosa pazzesca. Quindi la parola ha un potere che è straordinario, che è meraviglioso. E allora, visto che prima abbiamo parlato di tempo perduto a proposito di Pasolini, pensate che meraviglia se noi potessimo andare indietro e ricreare tutto il tempo perduto del rock, incontrare ad esempio tutti quelli che facevano parte del club dei 27, tutte le persone che sono morte per overdose oppure per morte violenta a 27 anni e che stranamente avevano tutte la J nel nome: Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Robert Johnson, persino Amy Winehouse come secondo nome aveva Jade, e l'unica persona che non aveva la J nel nome era Kurt Cobain, che però insomma aveva così tanta dannazione dentro che poteva evitare anche di averla nel nome. E insomma, sarebbe bello poter incontrare di nuovo queste persone, incontrare, magari togliere tutto l'aspetto delle droghe che ne hanno portato via a centinaia. Le droghe hanno sempre fatto parte dell'immaginario collettivo della musica rock. Tutti sono convinti che almeno una volta si pensava che potessero spalancare le porte della percezione, ma non soltanto il rock. Io penso, ad esempio, ho scoperto di recente che i Bee Gees sono dei gruppi più detestabili nella storia della musica. Al massimo... Ridete perché siete tutti fan dei Bee Gees oppure perché... fate capire se ho fatto una figura di merda o no. Allora, loro, cioè, al massimo della loro dipendenza, venivano chiamati Pillolo, Sniffolo e Cannolo. Ha sempre fatto morire, ridere moltissimo. No, mettiamoci sulle droghe, la storia per me è più assurda. Riguarda il Fleetwood Mac, un altro gruppo che ho amato, ma è follemente, però siamo già più in ambito rock. Allora, mentre loro stavano, poi di gruppo se lo potevo vedere, loro registravano Rumours, che poi sarebbe diventato l'album loro di maggior successo, ed erano completamente stonati dalla cocaina, cioè, tanto che un giorno arriva il manager e dice basta, cioè non si può più andare avanti così. Allora, per ora abbiamo speso $1 milione e non abbiamo ancora registrato nemmeno un brano. Mi avete fatto spendere $100.000 per portare il pianoforte, non c'è un solo accenno di canzone al pianoforte. Salite sul palco e attaccate canzoni a una velocità diversa. Uno ne attacca uno, cioè siete inattendibili. Allora si sono guardati e hanno detto, sì, effettivamente, sì, diciamo così. Allora il manager dice, da adesso in poi sarò io a gestire il quantitativo giusto di cocaina. Però non E loro dicono, sì, effettivamente hai ragione. Poi uno dice, sì, ma qual è il quantitativo giusto di cocaina per ognuno di noi? Allora il manager ci pensa un po' e poi dice, una lattina di Heineken. Ma voi avete idea di quanta cocaina ci sta in una lattina di Heineken? Quello è un quantitativo giusto giornaliero per ognuno di loro. Poi fanno questo disco, vende l'ire di Dio, e poi vabbè, poi però sono finiti come sono finiti in qualche modo. E quindi pensate quanto sarebbe bello, a me piacerebbe ritornare ai tempi di Elvis. Ma Elvis è un pazzo, lo sapete, cioè, avete letto delle cose, sparava qualsiasi cosa di cattiveria. Quando guardava la televisione vedeva che c'era qualcuno che gli dava fastidio, lui sparava. Sparava la televisione, se andate a Grace, la dire, ma sparava qualsiasi cosa, sparava, non so, se non lo servivano abbastanza velocemente o i cheeseburger non erano abbastanza saporiti, lui sparava ai muri del ristorante. Se infatti andate a Grecia, c'è una stanza intera con tutti le pallottole squarciate, cioè con tutti gli schermi squarciati dalle pallottole del re del rock and roll. E poi la cosa che mi faceva ridere è che lui aveva una collanina con tre simboli di diverse fedi religiose. Aveva una croce della religione cattolica, una stella di Davide della religione ebraica, e poi aveva un simbolo che evocava una disciplina orientale. E quando gli chiedevano per che motivo lui portasse dei simboli così diversi, lui diceva, no, vorrei rimanere fuori dal paradiso per un vizio di forma. Insomma, no, completamente suonato. Però, in qualche modo Elvis è stato quello che ha portato avanti l'idea del grande sogno, no? Cioè che si potesse vivere
tutti quanti in una cittadella dell'eterna adolescenza. Il rock è sempre stato questo, un tempo sospeso fra i confini del sempre e del mai, no? Tutti noi dicevamo prima di dover essere forever young, tutti noi ci illudiamo di poter rimanere adolescenti per tutta la vita, di avere 16 anni per sempre. Poi il sogno è finito, ma sono arrivate altre persone dopo di lui, i Beatles, a dire ad esempio che si poteva vivere non in una cittadella dell'eterna adolescenza ma in un sottomarino giallo, poi i Doors, poi tante altre cose. La cosa bellissima è il sogno, poi il sogno ad esempio di volare alto, le Zeppelin. Vi dico quest'ultima cosa perché a me è sempre fatto molto ridere. Il manager dei Led Zeppelin si chiamava Peter Grant ed era monumentale, non soltanto nella bravura, perché è stato fondamentale per il successo delle Zeppelin, ma anche nella stazza, perché pesava 150 kg. E quindi una volta va a una festa dove incontra Bob Dylan. Allora, nell'ambiente noi si dice che Bob Dylan, sapete, il personaggio ostico, non va a ritirare nessun premio, non fa niente, eccetera. E c'è stato un periodo della sua vita, Dylan, che ha fatto delle canzoni contro la guerra, che non si capiva neanche che canzoni erano, per cui, cioè, che senso ha fare una canzone contro? E a un certo punto, noi nell'ambiente si dice che Dylan accetta di andare alle feste solo quando è sicuro di essere l'unico invitato, perché altrimenti non ci fa. Allora Peter Grant lo vede, gli va vicino, storia confermata da tutte e due, per cui penso che sia vera, e gli dice: piacere, sono Peter Grant, il manager delle Zeppelin. Dylan lo guarda e poi gli dice: anch'io ho i miei problemi, ma non vado in giro a dirlo a tutti. Storie più divertenti che ho mai sentito. Vabbè, insomma, tutto questo. Tutto questo per dire che tra storie serie, storie facete, il sogno del rock and roll è sempre stata una cosa che ci ha accompagnato per tutta la vita, che si è attaccato un po' ai nostri vestiti come se fosse polvere, e questa cosa è importante perché comunque la musica è come tutte le altre espressioni artistiche, solo che è più immediata, perché entra nella nostra vita anche quando non vogliamo. Pensateci, a volte ascoltate una canzone che nemmeno avete messo su voi, una radio accesa di un vicino, oppure un finestrino aperto di una macchina, oppure qualsiasi altra situazione. Allora, l'idea che ci si possa trovare tutti quanti insieme, perché un tempo questo era il rock, cioè da trovarsi sempre insieme. C'è un sociologo che parlava del rock come musica da abitare. Cioè, oggi noi ascoltiamo la musica in maniera singola, i giovani lo ascoltano, fanno benissimo perché ognuno deve fare quello che vuole, però oggi lo ascoltano più singolarmente. Ai nostri tempi, espressione che quando ero giovane ho detto non dirò mai nella mia vita, però stavolta mi è scappata, la musica si ascoltava tutti quanti insieme perché era un meraviglioso rito catartico. Allora, tutte le volte che io vedo che ci sono delle persone che si riuniscono insieme nel nome della musica, attenzione, qualsiasi tipo di musica, bella o brutta, quando ci sono centinaia di persone come stasera che si ritrovano insieme per ascoltare qualcuno che sale sul palco e canta e suona, per me è una figata.